amicidicalciomercato.com, eccoci per, in attesa della conferenza stampa di Andrés Iniesta e Luis Enrique per vedere un po' più nel dettaglio come affrontano questa antivigilia della partitissima di domani sera al Camp Nou i quotidiani spagnoli, in particolare quelli legati alle vicende del Barcellona, quindi Mundo Deportivo e Sport. Su Sport c'è un piano tattico ben preciso, sì, un ampio speciale per capire come e dove deve migliorare il Barcellona rispetto alla partita dello stadio. Questa è la pagina che vi faccio vedere, obiettivo liberare Messi. Questa è la chiave, allentare la pressione sul fenomeno argentino, che allo stadio ha sempre avuto almeno due, tre uomini anche, sempre alle proprie calcagna. Servirà una maggiore pressione quindi sui portatori di palla bianconeri, servirà una maggiore assunzione di responsabilità da parte di Neymar e Messi, questa è la chiave. In ogni caso si punta proprio tutto o quasi su Leo Messi, individuato come il fattore che permette al Barcellona di rendere possibile qualunque impresa. Si richiama anche l'effetto Cholito, si ripercorre la partita persa a Marassi, la peggiore della stagione per il gruppo di Max Allegri, 3-0 contro il Genoa. Mentre sul Mondo Deportivo, come detto anche in precedenza, si guarda già al futuro. La notizia del giorno è quella legata all'annuncio di Valverde all'Athletic del non voler rinnovare il proprio contratto. C'è un'ampia intervista anche a Demetri Albertini che spiega come sia fondamentale giocare a un tocco per eludere la gabbia bianconera. Non c'è grossissima fiducia in questa impresa, anche se servirà la partita perfetta per poter alimentare le speranze dei 100.000 del Camp Nou, nonostante inizino ad esserci un sensibile numero di soci che abbiano rinunciato al proprio biglietto. Per il momento è tutto dalla sala stampa della Ciudad Esportiva Johan Gamper, per calciomercato.com, Nicola Balice.